Si è svolta nella cattedrale di Cosenza la celebrazione eucaristica per la venerabilità di Elisa Miceli, fondatrice delle suore catechiste rurali del Sacro Cuore, alla quale ha partecipato il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Hanno concelebrato anche Monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Salvatore Nunnari, vescovo emerito, Monsignor Leonardo Bonanno, vescovo di San Marco Argentano Scalea e Monsignor Donato Oliverio e Parca di Lungro. Il postulatore della causa di canonizzazione di Suor Elisa Miceli, Don Enzo Gabrieli, ha dato lettura del decreto di venerabilità firmato il 16 luglio da Papa Francesco. Nella sua azione Elisa si aprì progressivamente ad ogni genere di bisogno. Accolse nelle sue case ragazze madri che venivano scacciate dalle famiglie e rinnegate come figlie. Istituì scuole materne nei paesi e nella città di Cosenza, laboratori di cucito e per la cura della tubercolosi dei ragazzi poveri ed esposti alla miseria, individuò case in montagna. Si impegnò anche pubblicamente per la difesa dei diritti dei cittadini poveri. I resti mortali di Suor Elisa Miceli riposano a Longobardi, il suo paese natale, nella cappella della Madonna del Carmine, nella chiesa dell'Assunta detta di San Francesco.